Yes, Lord Jesus, indeed, there's no one like you, God. There's no one equal unto you. You are God and God alone, God. We call on your mighty name today. Have mercy on us, God. Have mercy on us. Cleanse us, God. Make us white and snow, God. We call on your mighty name. And somebody say amen. Hallelujah. Let us take our Bible in the book of John, John chapter 5. Prendiamo le nostre Bibbie nel libro di Giovanni, capitolo 5. The Bible says, after this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is at Jerusalem by the sheep of the market a pool which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having five porch. Dopo queste cose ci fu una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme presso la porta delle pecore c'era una vasca chiamata in ebraico Bethesda. In these lay great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, weeping for the moving of the world. Che a cinque portici, sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua. And a certain man was there who had an infirmity 38 years. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. When Jesus saw him lying, he knew that he has been now a long time there in that case, and he said unto him, Will thou be made whole? Gesù vedutolo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così, gli disse, vuoi guarire? The important man answered him, Sir, I have no man what the water is trouble to put me into the pool, but while I'm coming, another step down before me. Jesus said unto him, Rise, take thy bed and walk. Il fermo gli rispose, Signore, io non ho nessuno che, quando l'acqua è mossa, mi metta nella vasca, e mentre ci vado, un altro discende prima di me. Gesù gli dice, alzati, prendi il lettuccio e cammina. And immediately the man was made whole, and took up his bed and walked. And on the same day was the Sabbath. In quell'istante quell'uomo fu guarito e preso il suo lettuccio si mise a camminare. Quel giorno era un sabato. The Jews therefore said unto him that was cured, Is that the Sabbath day? Is not lawful thee to carry thy bed? Perciò i giudei dissero all'uomo guarito, è sabato, non ti è permesso di portare il tuo lettuccio? And he answered them, The man that made me whole, the same said unto me, Take up thy bed and walk. Ma egli rispose loro, Colui che mi ha guarito mi ha detto, Prendi tuo lettuccio e cammina. Amen. Amen. Hallelujah. I want to preach to you of the house of grace. The house of grace. Voglio predicare sul tema la casa della grazia. La Bibbia dice che c'era una festa a Gerusalemme. Actually, it was the Sabbath. E c'era il sabato. It was the day that everybody need to rest. Era un giorno in cui la gente aveva bisogno di riposare. Hallelujah. And let me tell you something. E voglio dirvi una cosa. Although everybody need to rest, anche quando tutti hanno bisogno di riposare, there was at that place, c'era quel posto lì, a pool. C'era una piscina. Una piscina, diciamo. Piscina. Una vasca. Yeah. Una vasca. Una piscina, diciamo. Preferisce più fin. Si può anche dire vasca. So
Quindi, although everybody needed to bless, anche se tutti quanti avevano bisogno di riposare, there was a place. C'era un posto. And in that place, e quel posto lì, there was some activities going there. C'erano quelle cose che succedevano. The Bible teaches, la Bibbia ci insegna, that the angel will come and move the water, che l'angelo scendeva e muoveva le acque, and people will jump in, e la gente cadeva dentro nelle acque, and the first who will jump in, e primo che ci cadeva era guarito. So the first thing I need to tell you, la prima cosa che vi voglio dire, the law of Moses, che la legge di Mosè, said that on the Sabbath day, dice che nel sabato, nel giorno di sabato, no activity. Nessuna attività. Amen. Amen. But one thing will happen. Ma una cosa succede. There was a place. C'era un posto. And in this place, the Bible said that this place had four portici. E c'era in questo posto, la Bibbia dice che c'erano, aveva cinque portici. And this place. E in quel posto lì. Was a place where something miraculous would take place. Era un posto dove miracoli succedevano. So the law of God. Quindi la legge di Dio. The law of Moses, let's say that. La legge di Mosè, diciamo così. Will be applied in all Jerusalem. Doveva essere applicata in all Judea. In Giudea e in tutta Gerusalemme. By all Jew. Ma da tutti i giudei. But on that special place. Ma in quel posto lì. The law of Moses. La legge di Mosè. Will not be applied. Si fermava, non si applicava. Because there was something miraculous happening. C'era qualcosa di miracoloso che succedeva. The law of Moses said. La legge che Mosè ha dato, on the Sabbath day, ha detto al sabato, everybody need to rest. Nessuno si deve fermare. God rest on his works. O nessuno deve lavorare. You know, I was in Israel 2 years ago. Sapete, io quando ero in Israele, and really, brother, in the Sabbath day, e ve lo dico veramente, even sabato, the elevator rest, anche l'ascensore, ecco, anche l'ascensore si ferma. Tutti gli ascensori si fermano. On the Sabbath day, sabato, we were in a hotel. Eravamo in albergo. They told us in that hotel, ci hanno detto in quel albergo, there were 3 elevators. C'erano 3 ascensori. On the Sabbath day, il giorno del sabato, they stopped, 2 elevators stopped. 2 ascensori si sono fermati. And only one walked. E solo uno camminava. And the one who walked, e quello che funzionava, is walking very, 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 very slow. Veramente piano. Pianissimo. So that you understand how the law of Moses was working. Così voi capite che la legge di Mosè, come la legge di Mosè funzionava. But there was a place. Ma c'era un posto. That the law of the Moses couldn't have effect. E qui la legge di Mosè non aveva effetto. Because the Bible says. Perché la Bibbia dice. Grace is over the law. Che la grazia è sopra della legge. Grace is. Let me bring that in another way. Che la grazia è l'adempimento. When the grace appears, quando la grazia appare, the law of Moses, la legge di Mosè, stop, si ferma. Are you getting what I'm trying to tell? Capite quello che dico? Because, perché? There's something miracle. C'è un miracolo che succede. Can I suggest to you today? Vi voglio suggerire. Because the Bible said that this place. Bethesda. Che questo posto Bethesda. Bethesda is in Jew, in Hebrew called the house of grace. Vuol dire in italiano, cioè è una parola giudea che vuol dire la casa della grazia. Whatever happened around, tutto quello che succedeva intorno, that place, intorno a quel posto lì, was not impacted what was happening in the grace. Non era in the house of grace. Non era influenzato da quello che succedeva. And the Bible said that there was 5 portici. E la Bibbia dice che c'erano 5 portici. Let me tell you that, huh? 5 portici. Because Ephesians 4:11 said there's 5 ministries. La Bibbia dice in Efesini che ci sono 5 ministeri. Let me tell you one thing. Voglio dirvi una cosa. The house of grace, la casa della grazia, has a name in this earth. Ha un nome su questa terra. And the house of grace, la casa della grazia, has an identity. Ha un'identità. The house of grace, la casa della grazia, is the wife of Christ Jesus. È la moglie del Signore Gesù. The house of grace, la casa della grazia, is the church. È la chiesa. Hallelujah.
Amen. No matter what happened outside, nonostante quello che succede intorno, in the church, nella chiesa, there's an angel. There's angel in the church. Ci sono gli angeli in chiesa. I was speaking with people yesterday. I was telling them. Stavo parlando con la gente ieri. And we even read that in Psalm 34. E l'abbiamo letto anche in Psalm 34. That the angel of the Lord campeth around them. Che gli angeli del Signore incampano intorno a quelli che lo temono. And deliver them. E li libera. Let me tell you one thing. Voglio dirvi una cosa. The church. La chiesa. Is not a place. Non è un posto. The church. La chiesa. Is a body. È un corpo. It's not static. Non è una cosa statica. It's something living. È una cosa che vive. Because vivente. Jesus is living God. Perché Gesù vive, è un so vivente. So his wife has to be a living. E sua moglie deve essere una persona viva. Right. Amen. Hallelujah. Amen. So the church. Quindi la chiesa. Is some place. It's a place. È un posto. Where there's an angel. Dove ci sono gli angeli. And these angels are moving. E questi angeli si muovono. Why are they moving? Perché si muovono? Because in the church. Perché nella chiesa. There's many illness. Ci sono tanti malati. But the first one will jump in the water of grace. La prima persona che cade nell'acqua della grazia. Will certainly be made whole. Sarà sicuramente liberato. In the church, nella chiesa, is the place where we find healing. È il posto dove troviamo la guarigione. The church is the place we need to keep. È lì che la chiesa che dobbiamo tenere. Because in the church, God lives in the church. Perché Dio vive nella chiesa. Because the power of God is over His church. Perché la potenza del Signore sta sulla sua chiesa. That's why the church is the better place you may want to live. E la chiesa è il posto migliore dove puoi stare. No matter what happened, nonostante ciò che no matter succede, who you will find in the church, nonostante chi trovi in chiesa, in that place, brothers, in quel posto lì, the Bible said that there was many kind of people. La Bibbia dice che c'erano tanti tipi di persone. The Bible said that there was many kind of people. C'erano tanti tipi di persone. The Bible said that in that place there was many kind of folks. La Bibbia dice che in quel posto lì c'erano tante persone. They were important. C'erano ciechi. There were blind people. C'erano ciechi. There were some out people. C'erano paralitici. There were some withered. C'erano infermi. So there were many kind of people. C'erano tanti tipi di persone. There were not nice looking people. Non stavano bene. There were some people with some handicap. Avevano degli erano handicapati. They were all there. Erano tutti là. No one knew what was happening outside. Nessuno capiva quello che succedeva. They were in the house of grace. Loro stavano nella casa della grazia. The house of grace is a house who welcome every kind of people. La casa della grazia accoglie tutti i tipi di persone. Don't think that the person next to you. Quindi non pensare che la persona che sta accanto a te. Is a saint. È una persona. Yes, we are all saints, but don't think that the person next to you. Non pensare che la persona accanto is a te unfallible. È infallibile. Don't think that the person next to you. Non pensare che la persona accanto a te is perfect. È perfetta. The person next to you. La persona accanto a te is in the house of the Lord. Sta nella casa del Signore. Is in the house of grace. È nella casa della grazia. Because he needs something. Perché lui ha bisogno he di una cosa. The movement of the water. Ha bisogno del movimento he della chiesa. He needs an angel to come and shake something. Ha bisogno che we all need the Holy Ghost, brothers and sisters. Abbiamo tutti bisogno we are Spirito here with our imperfection. Noi siamo qui con le nostre imperfezioni. Looking for God to heal us. Cerchiamo Dio. So don't look at your neighbor. And start complaining. I'm not better than you. You are not better than me. We are all in the house of the Lord. Because we are in need. I need the Holy Ghost. I need the grace of God over my life. There's some disease I'm dealing with. You may not see it, but God sees it. Magari non lo vedi, ma Dio lo vede. I'm here to tell you something. Sono qui per dirti una cosa. The problem is this sometimes. Il problema è questo. In the church we want to see perfection. In chiesa vogliamo vedere I'm la perfezione. I'm here to tell you that in the church there's no perfection. In chiesa non c'è perfezione. In church you will always be surprised by the attitude of someone. That's why the Bible says, don't put your trust in no man. Che metti la tua fiducia in nessun uomo. Hallelujah. Amen.
They were not there at the that place because of the attitude of the neighbors. Non erano lì perché per vicino o per un altro. They were there because of their own disease. Erano lì per i loro problemi. They wanted to be whole. Volevano essere guariti. The good thing about the house of mercy. La cosa bella con la casa della grazia. No matter the mess you can see there. Nonostante i problemi che puoi vedere. Jesus is in the house. Gesù sta sempre. The Bible said that when two or three are gathered together, He is in the midst. No matter how imperfect you are, no matter the weakness you have in your life, as long as you are in the church, let me tell you something. As long as you are in the house of the Lord, Jesus is there. No matter how long you are carrying this disease, the Bible teaches there were men who were ill for more than 28 years. He had an infirmity for more than 28 years. But the Bible teaches, la Bibbia dice, from years to years, ogni anno, he will make his bed in that place. Lui veniva in quel posto. No matter how imperfect you are, no matter how long you are carrying that disease with you, quanto c'è you need problema. To make your bed devi in the house of the Lord. E venire nella casa del Signore. He was there. E mi aspettava healing to happen, che la guarigione si sia. Mi aspettava che questa grazia si applica a lui. E questa grazia si applica a lui. Sono qui per dirvi. Anni dopo anni non guardava la persona accanto. Having the grace apply unto his life, e vedeva la persona accanto a me la grazia. Ma stava lì. E mi facevo la domanda. He will make his bed in a place. Si poteva so weak that he cannot jump himself into the water. Era debole, non poteva cadere in acqua. He will testify e mi that there is no one who can help him. E diceva, to get in the water. Mi aiuta e mi but he will still be in that place. Ma lui stava sempre knowing that nobody can help him. Anche se non c'era nessuno per aiutare. He cannot help himself. Anche se non si but he aiutare. Would be at that place. Ma stava lì. Because he knew the name of that place. E lui sapeva this il nome place was the house of grace. Questo posto è la casa della grazia. The church is the place where Jesus la chiesa è il posto the church di Gesù sta. Gesù sta nella sua chiesa. Anche se non mi posso aiutare. Il suo vicino non lo può aiutare. Ma Gesù. As long as I know that Jesus is in this place. Gesù sta nel posto. As long as I know finché so che that Gesù, the church is still the blood of Jesus Christ. Rimane sempre la as long as I know that the church is the body of Christ. Finché so che no matter what's happened. No matter how I feel, nonostante quanto this mi sento, is the safest place to be. Questo è il because I have the hope that something miraculous will happen. Perché io so che qualcosa miracolosa succede. Hallelujah. Amen. I hope in the church. Io credo nella chiesa. This man was here there. Questo uomo era stava lì. 28 years. 28 anni. At the same place. Lo stesso posto. Same things happen in the life of the neighbor of the next person next to him. Vedeva la see the grace being applied on his brother. Vedeva la grazia che succedeva a lui. If I was there. E se I would start to complain. Magari mi sarei lamentato. His complaining was inside him. Magari si lamentava. But the hope. Ma la speranza. Was there. Ci stava. That's stessa. Why he knew. Perciò sapeva. I need to be here. Ho bisogno di stare lì. Even the fact that. Anche il fatto che. I see the grace of God applied to the person next to me. La grazia che si applica agli altri. Build up my faith. Yes. Questo costruisce la mia fede che un giorno that one day, un giorno light will shine upon me. La luce scenderà, si brillerà su di me. Hallelujah. Amen. And the Bible says, e la Bibbia dice Jesus was passing by. E Gesù camminava intorno. I just imagine brothers, immagino fratelli, he went there e aspettato là. Years after years, anni dopo anni, and one day he got discouraged. E poi si è scoraggiato. And he left the place. E ha lasciato il posto. He will never be healed. Se succedeva così, non sarebbe mai stato guarito.
The devil wants to discourage us. Il diavolo ci vuole scoraggiare. That's why the devil can create problem among us. Perciò il diavolo crea problemi in mezzo a noi. The devil will try everything to get you discouraged. Fa tutto per farti scoraggiare. To leave out that of the fellowship of the saints. Per lasciare la chiesa. But that is the best place. Ma quel è il posto migliore di stare. When things go wrong in your life. Quando le cose vanno male. When challenges come in your life. Quando i problemi vengono nella tua vita. What is the best place? Lì è il posto migliore. Bethesda. The house of grace. La casa della grazia. The body of Christ. Il corpo di Cristo. When miracles happen. Dove i miracoli succedono. When Jesus appears. Dove Gesù appare. Hallelujah. Amen. And here comes Jesus. Poi arriva Gesù. And see what is very interesting for me that in this thing, and I will not be very long. E la cosa interessante in questa storia. The Bible says that Jesus looked at him. La Bibbia dice che Gesù lo guardò. And Jesus knew that Gesù, he was there for so many years. Gesù sapeva che lui stava lì per tanti anni. Brothers, sisters. Jesus look at you. Gesù ti guarda. And he knew what you're going through. E si conosce il tuo problema. You know how long you're going through. E sa quanto hai questo problema. You know exactly what is happening in your life. E sa esattamente che cosa succede. He analyzes your feelings. E lui analizza le tue emozioni. He know what you need. E sa di cosa hai bisogno. There were many people there. C'erano tante persone. But Jesus just went. Ma Gesù è andato verso. We might be many. Magari siamo in tanti. But the day of your visitation. Ma il giorno della tua visitazione. It's one day. È solo un giorno, unico. Your own experience. Amen. E la tua esperienza. Your own accountancy with the Lord. Sarà il tuo incontro con il Signore. Your day of visitation. Il tuo giorno di visitazione. He will not say, he will not gather everybody. Non è che mette tutti insieme. Poi dice, I would like to. I know he visits all of us. He lo so che ci visita tutti. But when one day God will appear in your life. Ma un giorno and say this, I came just for you, brother. Sono venuto I just came for just for your problem. Sono venuto I just am here to solve your problem. Sono per guarire il tuo problema. You know everybody has his day of visitation. I don't want to miss my day of visitation. The day that Jesus will appear. Il giorno che Gesù appare. In the place just for me. Magari solo per me. And he said to that man. Poi ha detto a quest'uomo, do you want to make whole? Vuoi essere guarito? I would like Jesus. Vuole che Gesù appear in my life. Che Gesù appare nella mia. Just for that problem. Soltanto per quel problema. That is hindered me. Che mi sta impedendo. Why is burdening me? Che mi sta caricando. You know, he appeared to that man. Sapete, è apparso a quell'uomo. And he asked the man. E ha chiesto all'uomo. He didn't ask the man, what do you want? Non ha detto all'uomo which cosa problem do you have? Qual è il tuo problema? He said to the man, ha detto all'uomo, do you want to be whole? Vuoi essere guarito? Do you want to be recovered? Do you want to be? Vuoi essere ricoverato, guarito? And this is the man. E questo uomo. You know God. Lo sai, Signore. I'm so disappointed. Sono scoraggiato. I'm so angry. Sono arrabbiato. Because this my brother is causing me many problems. Perché questo mio fratello mi crea problemi. This my sister causing me those problems. Questa mia sorella mi they fa. They are not there for me. Non sono là. They are you know, complaining. Magari si stanno lamentando. Il problema è questo. There are people in the house of the Lord. C'è gente nella chiesa del Signore. Knowing that there is a safe place to be. Sapendo che c'è un posto dove posso sicuro. Waiting on their visitation. Aspettando la loro visitazione. But not ready for the miracle. Ma non sono pronti per il miracolo. Wow. Why? I wonder. Mi faccio una domanda. When Jesus appeared to that person. Quando Gesù è apparso a quell'uomo. Did he knew who Jesus was? Ma lui sapeva, ha riconosciuto Gesù? You know that is sometimes we don't know our God. Ma a volte non conosciamo il nostro Dio. The Bible says that those who know their God. La Bibbia dice che coloro che conoscono il loro Dio. Wonders. Faranno grandezze. You know the problem is this. Sometimes a volte, we are so encountered with our problems. Noi siamo we are so friends with our difficulties.
noticed. Noi siamo dentro e non siamo. We don't search for God. Che non cerchiamo Dio. We don't know Him. E non lo conosciamo. So when He appears, quando non lo riconosciamo, I just imagine appare, He has all the solution. Quindi immagino che ha tutta la soluzione. He has everything in His hand. E ha tutto nelle sue mani. Just by a word. Soltanto una sua parola. He can make everything right. Puoi fare una tutto. And when He appears, tutto bene. Ma quando poi appare, I start to argue. Comincio a argomentare. I want to tell you something. Mi voglio dire una cosa. You know, sometimes we think we know God. A volte sappiamo, pensiamo che conosciamo Dio. But we don't know Him that much. Ma non lo conosciamo così tanto. Hallelujah. Amen. We think, oh, He's the God of Abraham. Noi pensiamo, noi diciamo, ah sì, è Dio di Abramo. He's the God of Jacob. È Dio di Giacobbe. He's the God of Isaac. È Dio di Isacco. Great God. È un Dio grande. He made great things for Abraham. Lui ha fatto grandi cose per Abramo. He changed his name from Abraham to Abraham. From Abraham to Abraham. Da Abramo. He gave him a posterity. Ha dato la the God of Isaac. È il Dio di Isacco. He did many things with Isaac. Ha fatto grandi cose con Isacco. He's the God of Jacob. È il Dio di Giacobbe. He gave him many children. E gli ha dato tanti figli. But what is about me? Ma per quanto mi riguarda? This God has to be my God. Questo Dio deve essere mio Dio. He has to be my God. Deve essere mio Dio. He has to be my God. Yes, He's the God of Abraham, Isaac, and Jacob. But this God has to appear in the burning bush from me. This God has to tell me who He is. This God by a shatter. He was still the God of Abraham. He was still the God of Isaac. But he appeared to Moses in the burning bush. In a unique experience. And Abraham and Moses asked him, who you are? Who are you? He said, hallelujah. Amen. He said, I am that I am. Poi ha detto, io sono colui. He's appeared to Jacob. E apparso a Giacobbe. And Jacob said, who are you? He was fighting with him. E poi Giacobbe ha chiesto, ma chi sei? Because when you know him, perché quando lo conosci, you will not argue with him. Non puoi discutere. You will not fight with him. Non puoi lottare con lui. But you will hold him. Ma tu lo tieni. And say, I will not let you go until you bless me. I will not let you go until you heal me. I will not let you go. Hallelujah. Amen. If you know your God, se conosci tuo Dio, when He appears to you, quando ti appare, on your moment of visitation, tuo momento di visitazione, you will not argue. You will just stick to Him. Non tieni solo. You will not hold Him. Ti attacchi a Lui. God, what can separate me from Your love? Signore, che cosa mi può separare da Te? Io rimango a Te. No matter what. Nonostante ciò, nonostante qualsiasi cosa, hai bisogno di conoscere il tuo Dio. Hallelujah. Amen. You need to know your God. Hai bisogno di conoscere il tuo Dio. Hallelujah. Amen. Because this man, I can imagine he didn't know who Jesus was. Perché questo uomo immagino che non riconosceva Gesù. But no matter what. Ma nonostante ciò, no matter his ignorance, nonostante la sua ignoranza, Jesus was already on the way. Gesù stava sul cammino to heal him. Verso di lui. Hallelujah. You know, when Jesus healed him, sapete quando Gesù ti guarisce? Jesus healed him. Gesù l'ha guarito. Not only Jesus healed him. Non soltanto Gesù l'ha guarito. But Jesus also assigned. Ma Gesù gli ha anche dato un compito. You know, sometimes we just want to be healed. A volte vogliamo soltanto essere guariti. We just want to make whole, to be made whole. Vogliamo essere solo we stare just bene. Want a blessing. Vogliamo soltanto una benedizione. But what we miss sometimes, però quello che perdiamo a volte, is what is behind that blessing. È quello che sta dietro la benedizione. What is behind that blessing? Che cosa c'è dietro la benedizione? I want to be rich.
voglio essere ricco. But what is behind this righteousness? Ma cosa sta dietro? I want this, I want that. Voglio questo e quell'altro. But what is behind that? Ma che cosa c'è dietro? There was a woman. C'era una donna. Nome Marta. She has a problem. Aveva un problema. And sometimes. E a volte. You will not realize that you have a problem. A volte non ti accorgi neanche che hai un problema. Until somebody behind you. Finché poi qualcuno ti sta dietro. And push. E ti spinge. Hallelujah. Again, what I'm trying to tell someone. This woman, questa donna, she, her life seems to be good. La sua vita sembrava bella. Her husband would give her whatsoever she wanted. So il marito gli dava quello che voleva. So she could be happy. Ma magari poteva essere. Until there was some stava bene. What was the name of that? Penina. Finché arriva Penina. Penina would be behind him. I'm not mad at Anna. Non si chiama madre, si chiama Anna. And Penina, e poi Penina would be behind her, stava dietro a lei, mocking her, prendendo la giro, so that she finché ha scoperto that she has a problem, che lei aveva veramente un problema, that she has a duty, che aveva un compito, she would push again, e poi la spingeva di nuovo, push more, poi la attaccava di nuovo, so that she will understand affinché capisca what is behind that duty. Quello che sta dietro quel compito. I thank God for Penina in the life of Anna. I thank God for Penina in the life. Every enemy that God will put in my life to help me discover my destiny. Ringrazio il Signore per ogni nemico della mia vita che mi aiuta a scoprire il mio destino. I thank God for every persecution. Ringrazio il Signore per ogni persecuzione. I thank God for every enemy. Io ringrazio il Signore per ogni nemico. Who will push me? Che mi spinge. To go to on my knees. Che mi spinge a cry unto God. Because God put the purpose in my heart. Il proposito di Dio nella mia vita. Hallelujah. Amen. That's why the Bible says love your enemy. Perciò la Bibbia dice amate i vostri nemici. Love your enemy. Ama i tuoi nemici. Because your enemy are there to push you. Perché tuo nemico sta per spingerti nel tuo destino. Hallelujah. Amen. I thank God. Ringrazio Dio. I thank God. Ringrazio il Signore. Hallelujah. Because you need to understand. Devi capire. Sometimes you just have the need of something. A volte hai bisogno soltanto di una cosa. But behind the need. Ma dopo there's il bisogno greater. C'è qualcosa di più grande. This man was laying for 28 years. Questo uomo stava lì 28 anni. In a bed. Sul letto. He wanted to make whole. Voleva essere guarito. But God wanted to open his mouth. Ma Dio voleva aprire la sua bocca. To give him that he would become bold. Che diventa coraggioso. That he would be a minister of the word. Che he would testify Jesus Christ. E che poteva testimoniare di Gesù. Hallelujah. Amen. And there is a crooked man. E poi questo Job. That people were mocking. E la gente si gli prendeva in giro. Taking his bed. Che questo qua portava il letto. And going around the city. E poi andava in giro alla città. Breaking the law. Poi aveva spezzato la legge di Mosè. And people will ask him. E poi la gente diceva. What are you doing that? Cosa fai? What are you doing different than the others? Ma perché sei diverso dagli altri? Why don't you go to this one to ask people are going? Ma perché non vai a questo posto come altri? Why don't you lie? Are people lying? Perché non? Why don't you doing what people are doing? Come dicono. Why don't you dress as people dress? Perché non ti vesti come gli altri si vestono? Why don't you be as a common human being? Perché non sei come tutti gli altri? Perché? Because the one who healed me. Perché colui che mi ha liberato, the one who saved me, colui che mi ha salvato, because the one who delivered me, colui che mi ha liberato, or the one who gave grace unto me, e colui che mi ha dato la grazia, he told me, mi ha detto, to do that, di
di farlo. He told me. Mi ha detto. To do that. Farlo. Because he saved me. Perché mi ha salvato. Because he healed me. Perché mi ha liberato. What is whatsoever he did, he tell me to do, I will do it with boldness. Con coraggio. Without asking any consequence. Senza fare domande. See? Jesus is speaking. Gesù è quello che aspetta da noi. He said, I don't know why I'm taking my bed. Non so perché prendo il leguccio. I don't know how I speak in the way I speak. Non so perché sto parlando. I don't know the way how I dress the way I non dress. Non so perché mi vesto così. I don't know the way the way why I speak the way non so I speak. Perché parlo così. I don't know the way I behave the way non I so behave. But I just modo. Know one thing. No, io so when uno. He said quando when detto, it's written quando it's scritto. For my good. When it's written, it's for my good. È per mio bene. If it's written, se è scritto, I obey. Io obbedisco. I don't need to understand. Non voglio capire. I don't need to understand why I do non, it. Non voglio capire I just perché. Do it. E lo faccio because io. When I'm in the will of God, perché quando sto nella volontà del Signore, blessing on the blessing on the blessing aggiunge on the blessing. Benedizioni su benedizioni su benedizioni. I don't want to be ignorant. Non voglio essere ignorante. I don't want to be sharing picking. Sharing picking. Non voglio condividere le piccolezze. I go in the word of God. Vado nella parola del Signore. And I look what I can, what I will obey. E poi prendo quello che posso obbedire. I will obey this. Obbedisco a questo. Then I will put this aside. Poi metto l'altro da parte. No. Non funziona così. Because. Perché? When I was down. Perché quando ero giù, when nobody could do everything for me, che nessuno poteva when fare I couldn't help myself, non mi poteva aiutare. Jesus died. Gesù è morto per me. Hallelujah. Amen. The problem is sometimes, brother. Il problema è questo. We like to hear what people say around us. Vogliamo sempre ascoltare quello che la gente dice intorno a noi. We like to have a good testimony. Vogliamo avere una buona testimonianza. We like people to speak good about us. Vogliamo che la gente parla bene di noi. I like that everybody says good about me. Mi piace quando la gente dice. Oh, you know, but a son is a good pastor. Sapete, fratello sopra un pastore. He never hurt people. He love everyone. Ama tutti. Non he can give his life for you. Tipo può dare la sua vita per te. I wish I would give my life for you. Magari. But I cannot. Ma non lo posso. I'm not Jesus. Non sono Gesù. He's the one who gives his life. E lui che ha dato la sua vita. Io no. You know what? E lo so perché. Sai perché? There are people. I like. Everybody like when they say that when there is always good report about. Tutti quanti amiamo quando dicono del bene su di noi. But let me tell you something. Ma vi dico una cosa. It's good when there's bad people. Va bene anche quando ci sono quando la gente dice del male su di noi. Because. Perché? If you are enemy to the devil. Perché se tu sei nemico del diavolo. The same way he will speak bad about Jesus. Lo stesso modo in cui parla brutto di Gesù. Sometimes he will have some false accusation against you. A volte anche dirà delle cose sbagliate su di te. And if you are afraid to take it. E se tu hai paura di prendere queste testimonianze sbagliate. So you're not mature enough. Vuol dire che non sei sicuro abbastanza. That's why you may hear from there, here or there. Perciò puoi ascoltare qui e là. Bad about your pastor. Delle cose brutte sul tuo pastore. It's okay. Va bene. Because the enemy is my the devil is my enemy. Perché il diavolo è il mio nemico. So he can lie about me. Quindi può dire bugie su di me. One thing needs to stand. Però una cosa deve stare. It's my character. È il mio carattere. It's my character. È il mio carattere. I need to have the character of Christ. Devo avere il carattere di Cristo. I need to walk according to the Spirit. Devo camminare secondo lo Spirito. So no matter what they can say about me. Nonostante ciò che dicono su di me. My testimony. La mia testimonianza. My character. Il mio carattere. My integrity. Ma la mia integrità. Will go for. Rimane. Hallelujah. Amen. No matter what they say about Jesus. Nonostante quello che dicono su Gesù. You will stand. Mi rimane. Because perché? His character. Perché il suo carattere superior. Era superiore. Everything.
ad ogni cosa. Amen. I want to tell you today. Voglio dirvi una cosa. You are in the house of the Lord. Sei nella casa del Signore. You are in the house of grace. Sei nella casa della grazia. No matter what happens. Nonostante ciò che succede. No matter how you feel. Nonostante come ti senti. You may feel weak. Magari ti senti debole. Strong. Oppure forte. Or in the middle. Oppure in mezzo. But you are in the house of the Lord. Ma sei nella casa del Signore. As soon as you are in the house of the Lord. E finché rimani a casa del Signore. As soon as you have faith. Affinché hai la fede. That God can do exceedingly. Che Dio può fare abbondantemente. More than what you can expect. Più di quello che aspetti. Your day of visitation is ahead of you. La tuo giorno di visitazione sta arrivando. I mean, what I'm trying to tell you today. Capisci quello che dico? You need to trust in the Lord. Hai bisogno di fidarti you nel need Signore. To have faith in the Lord. Avere la fede nel Signore. For a better future. Per un futuro migliore. For a better story. Per una storia migliore. Hallelujah. Amen. You need to have faith in the Hai bisogno Lord. Di avere la fede nel Signore. I pray today that God increase my faith. Io prego oggi che Dio faccia crescere la fede. I want to pray with you. I'll open the altar call now. Voglio pregare con te. Adesso apro l'altare. I want to pray with you, brothers. Voglio pregare con te, fratello sorella. That God will strengthen you. Che Dio ti that your faith will not fail. Che la tua fede non cada. So that you will not wait until the moment of your visitation. Che non aspetti soltanto il momento della visita. When Jesus will come to visit you. Quando Gesù ti viene a visitare. You will not be in the available. Che non ci sei. I want to pray with you. Voglio pregare con te. That God will keep you. Che Dio ti tenga. Believing. Credendo, hoping, sperando, that no matter what you're going through, che nonostante ciò no matter big or what can be the problem, che nonostante il problema, the solution is bigger. La soluzione è più grande. Jesus is still the solution. Gesù è sempre la soluzione. And he has not ever let you alone. E non ti lascia. He says, "See, I will be with you until the end of the earth." Con te fino alla fine Jesus di giorno. Is with you. Gesù sta con te. And if Jesus is with you, e se Gesù sta who con can te, be against you? Sarà contro di te. I'm here to tell you, there is a testimony. Che c'è una testimonianza. As soon as you're in the house of grace, se la casa mia Jesus is there. Gesù sta. He's looking at you. Ti guarda. He know your weakness. He knows you need that. He knows your problems. He knows especially what you need. He knows your disease. God is a great healer. I'm here to tell you today. If the devil comes and whispers the discouragement into your ears, don't be discouraged. Be bold. Be encouraged. God is at work. Your moment of visitation is ahead. Just believe in Him. Just think in Him. Just trust Him day and night. Hallelujah. Amen.